Abbiamo il piacere di avere con noi Angelo Esposito Marrocella e Andrea Fiore, i due rappresentanti dell'Emagraphic, che è un'agenzia pubblicitaria casertana, però fondata e gestita da due gricignanesi. Lo scorso 23 marzo siete stati premiati all'Open Art Award. Che cos'è innanzitutto? Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'ospitata nella vostra redazione. Che cos'è Open Art Award? Open Art Award parte da Open Art, che è una scuola napoletana che opera nel campo da un po' di anni di comunicazione visiva, cioè di grafica e tutto ciò che ruota intorno alla pubblicità e alla comunicazione visiva. La proprietà e i gestori di questa scuola hanno ideato questo award, cioè una sorta di Oscar della pubblicità, che ha premiato varie agenzie pubblicitarie in varie categorie della comunicazione visiva e della pubblicità. La scuola si trova a Napoli, è stata patrocinata dalla Regione Campania e la premiazione è avvenuta al PAN. Hanno fatto una mostra, hanno allestito una mostra al PAN, al Palazzo Arti Napoli, a Via dei Mille, e durante questa mostra poi c'è stato l'evento di premiazione durante il quale siamo stati premiati. Chi partecipava a questo concorso? A partecipare erano tutte le agenzie italiane e internazionali, nazionali e internazionali. Il progetto parte, come già detto Angelo, da Napoli, ma era rivolto un po' a tutti. Infatti ne sono state numerose le agenzie che hanno risposto al bando e con moltissimi lavori in tutte le categorie presenti. Voi con i vostri lavori, diciamo, avete riscosso molto successo, infatti avete vinto un secondo ed un terzo posto. È motivo d'orgoglio? È stata una grande emozione? Sì, emozione sicuramente. Prima scherzando, mentre raccontavamo, no, dietro le quinte lo possiamo dire, dicevo che ogni volta che usciva il nostro logo in una categoria mi veniva la tachicardia, ogni volta, l'infarto. Però bene, sì, è stato emozionante perché è bello vedersi tra tanti colossi, come diceva Andrea, hanno partecipato varie agenzie, non solo italiane, agenzie milanesi storiche con clienti prestigiosi, per cui voglio dire vedersi all'interno di questi tra questi colossi è sempre emozionante, nonostante noi ci riteniamo comunque piccolini, siamo piccolini e la realtà nostra è giovane, attiva da sette anni, insomma, quindi nonostante l'esperienza di circa tre lustri di noi che l'abbiamo fondata. Sì, un secondo e un terzo posto, un secondo posto nella categoria spot video per uno spot che abbiamo fatto per una rivista che abbiamo impaginato, un magazine, e un terzo posto nella categoria direct marketing con un semplice bigliettino da visita, che poi tanto semplice non c'era perché poi era con dei piccoli accorgimenti era diventato un oggetto più da collezionare che un semplice bigliettino da visita. È stato motivo di soddisfazione anche perché poi vedere i nostri lavori esposti, tra l'altro la mostra sarà itinerante, a partire dal 23 marzo dal PAN, ma già adesso da questo sabato, oggi forse, sarà allestita in altri posti, quindi poi sarà itinerante, quindi girerà l'Italia e quindi sarà motivo pure di vanto, di orgoglio, insomma, vedere i nostri lavori in giro per l'Italia. Vincere questi premi per te è stato inaspettato oppure ti aspettavi di ricevere questo premio? Beh, diciamo che visto che era un concorso aperto a tutti e dove c'erano agenzie, come diceva pure Angelo, di un certo livello, uno non è che si aspettava, restando un po' con i piedi. Infatti quando c'è arrivato l'invito, poi con molta sorpresa è arrivato l'invito in agenzia. Noi credevamo fosse solo l'invito, poi c'era anche la lettera in cui siete stati nominati, quindi siete tra i primi tre di queste categorie. Senza svelarci ancora la posizione. Qual è la vostra ricetta del successo? Sicuramente c'è bisogno di tanto successo. Successo è successo. Ma in primis è dovuto sicuramente allo studio continuo, agli aggiornamenti e a stare al passo con i tempi. Insieme a questo però ci vuole sempre tanta
dedizione al lavoro e quello che fai comunque ti deve piacere, ci cioè deve essere passione. Sì, quello che dicevo un po' prima, se non c'è passione non riesci a stare, purtroppo e per fortuna il nostro lavoro oramai fa parte, è la nostra vita, per cui non riusciamo più a scindere, quindi quando sei in giro, sei in continua ricerca, pensi, scrivi, ti appunti delle cose, questo fa sì, questa è la passione che poi nutre il, e forse questo è l'unico motore per arrivare a un successo, se il nostro si può chiamare successo, cioè un piccolo, piccolo successo, un piccolo passo, abbiamo moltissimo da fare come tutti quanti gli altri, però l'importante ecco è fare e avere passione, andare avanti per la propria strada e fare. Grazie. Poi viene ripagato anche con questi con sì, i risultati arrivano sempre, sempre per il discorso dell'ottimismo. Ragazzi, allora in chiusura, da noti tifosi del Napoli, domani c'è Milan-Napoli, come finisce? Questa è scaramanzia. Per scaramanzia niente pronostici, però domani potrebbe essere la partita della stagione. Secondo me un gol Cavani lo fa, a prescindere da tutto, e il Milan difficilmente potrà vincere contro il Napoli. Speriamo. Balotelli non ci sta, insomma ci stanno tutta una serie di situazioni che giocano a nostro favore. Poi a meno che non scende l'ex nostro caro presidente Silvio e fa qualche macchietta, ma non penso perché non ha le possibilità di farlo.